Io penso che attraverso l'arte, il teatro soprattutto, che ha la sua immediatezza, dobbiamo imparare a togliere dalla nostra forma mentis la ragione della forza e far primeggiare la forza della ragione. Chiamo Mohamed Ba, sono di origine senegalese e vivo e lavoro in Italia ormai da 20 anni. Ormai amo definirmi un senegaliano perché ho imparato tanto dall'Italia, dalla sua storia, dalla sua cultura, dalle sue tradizioni, ma non ho dimenticato niente di quello che determina la mia appartenenza al continente africano e quindi ormai mi considero un ponte. Un ponte deve consentire di attraversare il guado. Il ponte crea il miracolo perché rende possibile quello che era apparentemente inconciliabile. Il ponte diventa una realizzazione effettiva di un sogno che rimaneva lontano nel corso dei secoli. Il sogno è colui che si ritrova imbevuto da più culture e quindi chi meglio del ponte consente di attraversare lo spazio-tempo? Sai cos'è la Costituzione? È certificato di nascita di una repubblica, di un paese, di uno Stato. E quello, tutti i cittadini si devono adeguare a quello. Ma noi in Africa, dove siamo rimasti? Ancora indietro. Come lo sai? Così, così. Porca miseria, illuminato, intelligente, promosso. Allora, la drammaticità della situazione sta proprio lì. Perché ancora oggi è rimasta quella che fu l'Africa, non ha mai fatto il passo in avanti, anzi, l'Africa oggi è ancora più convinta di prima che copiando quello che si fa qua, riusciranno anche loro a creare lo sviluppo. Ma perché ci siamo dimenticati chi siamo? Perché abbiamo dimenticato che coloro che ci hanno preceduto ci avevano indicato la strada maestra per vivere felici, sereni, coesi, integri. Ed è quello che i Mali ricordano ai giovani attraverso un canto. Ma pensare dove sarà, dove sarà di me. Cari cari dove sarà viene vieni in angolo sagolo daga d'angolo viene sagolo su d'angolo sagolo daga d'angolo viene. Allora in Nigeria la cantano zombie o zombie zombie zombie. Allora in Costa d'Avorio anche loro si divertono, giocano anche attraverso la musica e il canto a ricordare un po' la fiducia che ci deve essere tra i cittadini, soprattutto nei rapporti di coppia, no? Le promesse ne pagano. Ah, questi sono i Moriani veri. In Senegal lo cantano anche, cioè l'unione. Galgangi Robin, Galgangi Robin, Allah subhanahu wa ta'ala, Galgangi Robin. E quindi stona un po' che quel continente non riesca a trovare una stabilità. Perché se andiamo a guardare quello che li accomuna tutti, 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 sono quei valori di cui abbiamo parlato fino adesso. Perfino il canto, perfino la ritmica. Thank you.
sapete, in quella organizzazione sociale non c'era un motivo per temere di incontrare l'altro. In effetti, nel Senegal, paese dal quale provengo, nel vocabolario della lingua wolof non esiste la parola straniera, gremlin. Abbiamo solo una parola per definire chi viene da fuori, gang, ospite. In effetti, la prima stanza in tutte le case in costruzione era sempre attrezzata e lasciata libera per gli ospiti, anche se non ce ne sono. E quello cosa significa? Che l'ospite è sacro. Perché per conoscermi meglio, vieni a trovare a casa mia. Allora, suona che quel continente sia così in difficoltà, ma semplicemente perché hanno avventato delle scelte scellerate che hanno portato in tutto il continente un sistema che tende ad uccidere i desideri autentici dei cittadini per crearne altri, non per farti felici, ma per alimentare se stesso. E tale sistema gode nel vedere i penultimi prendersene con gli ultimi come fautori del loro malessere. Perciò, alla fine, oggi in quel continente è l'avere che condiziona l'essere al punto tale che chi non ha, non è. E il risultato quale? In pochi hanno tanto e in tanti non hanno niente. Io credo che oggi come oggi ci prendiamo troppo sul serio quando diciamo le cose. E invece dobbiamo imparare a ridere di noi stessi, perché attraverso l'ironia anche quello che apparentemente poteva sembrare un'offesa, un insulto, porta la gente a rivedersi in due battute e si tranquillizza e ride. Se io rimango in Africa, io divento quel bambino in bianco e nero, la pancia gonfia con le mosche dovunque. E io devo andare a casa della famiglia Barilla, ma è normale e legittimo. È normale ed è legittimo. È chiaro che chi ride non ha un pugno da preparare da dare in faccia a qualcun altro. Chi ride perché condivide uno stato d'animo che è allegria. È quello che manca in questo mondo cupo, dove tutti pensierosi, tutti preoccupati, tutti incerti. No, la luce ce l'abbiamo nei nostri occhi, sta soltanto a noi accenderlo. E grazie alla risata ci arriviamo, perché il teatro, comunque le arti in generale, hanno anche effetti immediati. Avrà perso due volte, avrà sacrificato la sua vita nel nome della speranza, anche perché nessuna madre metterebbe mai la propria figlia su una barca sapendo che dovrà attraversare il mare con tutti i pericoli che ci sono, se il mare non fosse più sicuro di quella terra che ha lasciato. Il mio sogno è un mondo di sole, della fratellanza di tutti i popoli.